In questo video voglio farvi la recensione di alcuni solari della Lidl, del marchio del Lidl che è la Sien, e anche del Doposole, sempre della linea Sien. Io sto provando in questo periodo anche altri solari, anche altre protezioni solari, però volevo mettere in questo video soltanto quelli della linea Sien. Poi più avanti, se riesco prima della fine dell'estate, vi farò vedere anche gli altri. Sto provando alcuni della Eucerin, alcuni della Vene, quindi se riesco lo farò. Volevo fare però prima di tutti quelli di questa linea, perché costano veramente poco. E dato che almeno io non riesco mai ad utilizzare tutto il flacone, tutto il prodotto in una sola stagione, e di solito i solari durano aperti 12 mesi, dopo li devo buttare, quindi mi dispiace tanto spendere tanto se vado a usarne pochissimo. Certo è che se siete delle ragazze, dei ragazzi che andate tantissimo a prendere il sole, ne vale anche la pena prendere dei solari che costano di più, magari, perché certe volte no. Quindi vi parlo un po' di ogni solare che sto provando e mi metto l'inci. Prima di tutto volevo parlare di questa qui, che è la crema solare per bambini con fattore di protezione 50. Io l'ho presa per me, ma la utilizzo ogni tanto anche per i miei figli. Per loro utilizzo una della Bioniche, perché mio figlio ha un problema di dermatite, quindi ha bisogno di una crema proprio specifica come solare. E quella lì della Bioniche ha una protezione 50 più, quindi quasi totale, che comunque la applico più volte durante il giorno. Questa qui della Sien ha un fattore di protezione 50, è una crema solare per bambini, ma utilizzo anch'io. Non ha un inci buonissimo, direi anche piuttosto schifosetto, ma le creme solari non hanno mai dei buoni inci, quindi in realtà per quel poco che la uso io, che la metto ogni tanto perché non vado quasi mai a stare sotto il sole, sto sempre in ombra perché non amo prendere il sole, va bene, la utilizzo veramente veramente poco. Vi metto l'inci. Scusate, ma c'è un po' di matita, di non so cos'è qui, matita mascara probabilmente, scusate. A 100 ml. Oltre all'inci di questa crema non mi piace molto la sua consistenza. Di fatto la uso soltanto a inizio estate, quando proprio la pelle non è assolutamente pronta a ricevere magari raggi solari con una protezione più bassa, soprattutto la mia che è molto chiara. È molto non unta, è molto pesante, è proprio pesante, è di queste creme solari bianche che si fa fatica a spalmare. L'ho provata anche sul viso ed è veramente scomoda da spalmare, veramente. La cosa buona che c'ha è che protegge sul serio, non ci si scotta assolutamente con questa. Logicamente, bisogna applicarla più volte in una giornata, soprattutto se andate nell'acqua o comunque con la sabbia si toglie. Dovrebbe essere resistente all'acqua, però si sa che con l'acqua la protezione, anche se poco, va via, quindi da riapplicare. Preferisco questa della linea Sien, che è la protezione 30, fattore di protezione 30, è sempre per bambini, le protezioni alte le fanno quasi solo per bambini. È una protezione un po' meno forte, che utilizzo io tanto per la mia bimba, che comunque è scuretta di pelle, anche se inizio estate le metto la 50. Oppure l'altra che è 50 più della Bioniche. Dopo inizio a metterle questa, perché lei comunque anche con una protezione più 50 si abbronza e prende un colorito bellissimo, e non, anche se le applico più volte durante il giorno, non, cioè prende colore lo stesso, ma in modo molto, molto naturale, non si scotta assolutamente. Questa protegge allo stesso modo, ha un inci migliore, ve lo metto.
questo il vantaggio che ha è di essere un latte, quindi non ha quella consistenza pesantissima, unta, che si fa fatica a spalmare. È un latte, quindi questo io mi sento di consigliarlo, anche perché costa veramente poco. Se mi ricordo vi metto il prezzo con un fumettino. Costa veramente poco, a 250 ml. Anche questa non ha scritto quanto dura aperto, però saranno sempre 12 mesi. Su questa, neanche su questa c'è scritto, ma sono sicura che le solari, cose del genere, durano 12 mesi. Questa mi piace, questa è consigliata, ve la consiglio. E poi volevo parlarvi un attimino del doposole. Questo doposole l'avevano formulato, come anche altri solari della Sien, qualche anno fa con un'altra formulazione, scusate il gioco di parole, quindi con un altro INCI. Io adesso ho controllato questo INCI, è migliorato per certi versi perché ha meno pallini rossi, però alcuni ingredienti buoni che ha, ad esempio il pantenolo, che è un emoliente antistatico, oddio, aiutatemi, ora non ricordo. Comunque il pantenolo, che ha una buona azione sulla nostra pelle, è passato più in basso nell'INCI, quindi è migliorato, però... C'è scritto con speciale sun care, complesso idratante, nell'INCI io non ho trovato granché roba idratante. L'aloe c'è, ma è nel penultimo posto. Proprio, comunque vi metto l'INCI. Però mi piace, devo dire che mi piace. Diciamo che lenisce. Dopo aver preso il sole comunque con una protezione, perché non ho esperienza in merito senza la protezione, non bisogna neanche di andare al sole senza protezione. Vi dico che comunque attenua quel senso di... come dire, di caldo sulla pelle, quel senso un po' fastidioso. Quindi questo ve lo consiglio, questo è ancora più grande del solare, questo costa a 500 ml, è enorme, e questo mi sento di consigliarlo. Quindi in riassunto, questo ve lo sconsiglio, perché nonostante costi poco, magari ve lo consiglio giusto per le prime esposizioni al sole, se avete una pelle molto molto delicata. Questa appunto è consigliata per le pelli sensibili, però è veramente pesante e ha un INCI non buono, quindi insomma vedete un po' voi. Questa ve la consiglio perché l'INCI, anche se non è buonissimo, diciamo che per una crema solare che ci si mette poco è accettabile. E vi consiglio anche questa. Queste due sono spalmabilissime, sono molto piacevoli sulla pelle e non hanno un profumo fastidioso, anzi. Niente, spero che questo video richiestissimo vi sia stato utile e ci vediamo alla prossima. Ciao!